Apriamo la nostra devozione a tutti i venerabili nel perfetto cerchio del grande mandala Gokul, rivelato dal nostro fondatore Nichiren Daishonin. Offriamo la nostra devozione al sutra del fior del loto del Dharma meraviglioso, l'insegnamento dell'uguaglianza, la grande saggezza, l'unico vincolo, il cuore degli insegnamenti dell'illuminazione del fuoco. Offriamo la nostra devozione al Buddha eterno Shakyamuni, il maestro originale, il signore del Dharma, il grande benevolente benefattore che ha ottenuto l'illuminazione nel passato più remoto. Offriamo la nostra devozione al Buddha Tao, il Tathagata che comparve nel Sutra del Loto, per dare testimonianza alla validità delle parole del Buddha e a tutti i Buddha del passato, presente e futuro delle 10 direzioni. Offriamo la nostra devozione ai 4 grandi bodhisattva della terra, a tutti gli altri bodhisattva, ai grandi discepoli del Buddha Shakyamuni, che hanno sentito direttamente le parole dell'onorato dal mondo. Offriamo la nostra devozione al grande maestro del Dharma Nagarjuna, al grande maestro del Dharma Vasubandhu, al grande maestro del Dharma Kumarajiva, al grande maestro del Dharma Tiantai, al grande maestro del Dharma Miaolo e al grande maestro del Dharma Dengi. Offriamo la nostra profonda gratitudine agli Shoten Dengi, i guardiani del Dharma che proteggono tutti coloro che abbracciano il Sutra del Loto. Offriamo la nostra devozione al nostro fondatore, il grande Bodhisattva Nichiren Daishonin, inviato dal Buddha originale per guidare tutti gli esseri durante l'epoca di Mapo. Inoltre, offriamo la nostra devozione ai 6 discepoli del fondatore, Nisho Shoni, Nichiro Shoni, Nikko Shoni, Nikko Shoni, Nicho Shoni e Nichiji Shoni, e a tutti i successivi eccellenti maestri del Dharma della nostra scuola. Offriamo la nostra più sincera devozione a tutti voi. Possiate venire in questo luogo consacrato, mossi da compassione verso di noi, guardarci alla luce della vostra saggezza ed accettare la nostra offerta della recitazione del Sutra e di Namo Myo Ho Renge Kyo. Oh,
Il sutra del loto fa
felice di vedere chiunque lo custodisca anche soltanto per un momento. Allo stesso modo, tutti gli altri Buddha. Una persona del genere sarà adorata da tutti i Buddha. Sarà considerata una persona di valore, uno che si sforza come se avesse osservato i precetti e praticato l'ascesi. Questa persona realizzerà velocemente l'insuperabile illuminazione del Buddha. Chiunque legga e leggi questo sutra in futuro è un mio vero figlio e sarà considerato uno che vive nello stato della purezza e della volontà. Chiunque dopo la mia estinzione sia in grado di comprendere il significato di questo sutra sarà agli occhi del mondo celeste e terreni. Chiunque esponga questo sutra, anche solo per un momento, in questo terribile modo, dovrebbe essere onorato con offerte da tutti gli esseri celesti e terreni. Rispettosamente dedichiamo i meriti adesso accumulati dalla nostra recitazione del Sutta del Loto e dello Daimoku a tutti i venerabili nel perfetto cerchio del grande Mandala Gohonda, mai rivelato fino all'epoca di Mappo, al grande maestro benevolente Shakyamuni, il Buddha Eterno, all'insegnamento supremo il Sutra del Loto, al nostro fondatore il grande Bodhisattva Ongyejoge Onichiren Daisho, inviato dal Buddha originale per guidare tutti gli esseri durante l'epoca di Mappo, ai suoi discepoli principali, a tutti i successivi maestri del Dharma e alle Shota e Zenji, le divinità protettrici del Dharma, che attraverso il nutrimento di mio cuore in Gekyo proteggono tutti quelli che abbracciano e mantengono la loro fede e pratica nel Sutra del Dharma. Sia realizzato il grande desiderio di cosa in giusto del nostro fondatore Nichiren Daisho, in modo che tutti gli esseri sotto il cielo e nei quattro mari ritorna al loro stato originale di mio cuore in Gekyo e si diffonde fiorisca il Dharma meraviglioso per i 10.000 anni di Mappo. Dirigente d'altruisti, lavoreremo ogni giorno all'ottenimento di questo fine. Possa lo spirito del Buddha e del Sutra dell'Otto prosperare in ogni luogo in modo che nei cuori delle persone regni la comprensione e il rispetto per tutti gli esseri. Si comprende un accordo con gli insegnamenti di Arisho Ankokuron, che in questo mondo in realtà è la terra pura del Buddha Eterno. Ogni vita si è liberata dal ciclo eterno di sofferenza. La tranquillità del Tathagata permea ogni angolo dell'universo e tutti gli esseri godono di pace e felicità. Offriamo la nostra sincera gratitudine a tutti i maestri del Dharma della nostra scuola, specialmente per il primo discepolo del nostro fondatore, Nisho Sonni, e tutti quelli che hanno insegnato il buddismo, mostrato gentilezza e dato qualunque forma di aiuto. Preghiamo per gli spiriti dei nostri antenati, parenti, amici e conoscenti dei punti e per tutti coloro che hanno lasciato il corpo. Specialmente offrendo preghiere per gli abbonati di tutte le persone che sono venute per il gruppo dell'Università di Risho di Tokyo. Preghiamo per le persone che hanno formato un legame con il Buddha e per tutti quelli che hanno ancora fatto, affinché seguono la via del Tathagata, siano sul fior del loto, tengono la vera saggezza del Buddha. Preghiamo che questi meriti trasmettano a tutti gli esseri, in modo da sonare insieme la perfetta illuminazione del Buddha e la felicità della beata liberazione. Con questo spirito ci impegniamo a proteggere e offrire il nostro più sincero appoggio al nostro tempio, alla nostra scuola, al nostro clero e alla nostra comunità buddista, promuovendo e mantenendo prosperità ed armonia, in modo che il Dharma possa essere propagato, protetto e trasmesso alle future generazioni. Offriamo la nostra più sincera devozione quotidiana di servire tre tesori e ci impegniamo di condurre la nostra vita e comportamento in accordo con il Dharma meraviglioso. Possiamo approfondire la nostra fede e comprensione del buddismo e offrire gioia e serenità mentre alleviamo le sofferenze di tutti gli esseri viventi. Possiamo accumulare e coltivare tanti meriti in virtù con un cuore umile e rispettoso, tra i quali pazienza, perseveranza, tranquillità, consapevolezza, saggezza e compassione. Possiamo inoltre eliminare il veleno dell'avidità, della rabbia,
e dell'ignoranza, e sradicare tutto il nostro karma negativo che abbiamo accumulato dal passato infinito. Possiamo sempre camminare sulla via del Bodhisattva, vivere la nostra vita con un cuore, fede e pratica vicina al Buddha e a Nichiren Daisho. Attraverso questa fede sincera e la pratica quotidiana, possiamo sperimentare la grande, profonda gioia del Buddha Dharma e abbracciare il vero Dharma dell'unico grande veicolo di Myo Ho Renge Kyo fino all'ultimo istante della nostra esistenza. Possa questa crescita interiore non avere mai fine, siano purificati i nostri menti e limitati i nostri desideri, in modo da sentirci appagati, liberi di sperimentare le serene e semplici gioie della vita, abbandonando tutti gli attaccamenti formati della mente. Con questa preghiera ci sforziamo di approfondire la nostra comprensione e il nostro apprezzamento per i contributi che gli altri hanno dato alle nostre vite e di sviluppare una costante e consapevole considerazione di come i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni possono contribuire in modo benefico alla vita degli altri. Gli esseri viventi sono infiniti. Faccio voto di salvarli tutti. Le passioni e illusioni sono innumerevoli. Faccio voto di sradicarle tutte. Gli insegnamenti del Buddha sono insondabili. Faccio voto di conoscerli tutti. La via del Buddha è suprema. Faccio voto di rialzare sul mio sentiero. どうか今日はゆっくり、イタリアの雰囲気と、
まあ、もうちょっとしたですね、ご飯も多分用意すると思いますので、それも召し上がっていただいて、ゆっくりしていただきたいと思います。本当に船岡先生も、西大学の先生たち、皆さんも本当にいらしていただいて、すごくとても嬉しいんです。実はね、町の人たちも、今日ですね、さっき一人 の観光事務所の人が来てですね、写真を撮っていて、多分食事中の時にも、写真も撮っていただくと思いますが、それから市長さんと、副市長さんもぜひ、まあ、こういう機会ですのでみんなにお会いしたくてご挨拶をしたいということで、はい、今見えない人はメガネがくるあですか、副市長もういらしてます、はい、あすいません立ってらっしゃる方が副市長さん、はい、ごめんなさい、メガネかけてないので全然見えないんですあプレイゴプレイゴ今 の紹介いたしますが、un saluto, poi voglio trovare. Per noi è un piacere averti qui nel nostro paese, speriamo in seguito magari qualcosa capiterà e poi ci sarà il sindaco che dirà per qualcosa anche lui. 食事の時にまた市長さんがいらっしゃると思いますが、その時にまたご挨拶をさせていただくと思いますが、まあ最初はですね、やはり皆様が本当にチェレゼットにようこそということで、我々にとっては大変な素晴らしい機会ではないかと思ってですね、チェレゼットに来ていただいて、とっても嬉しく思っておりますので、本当に遠いところ本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。Grazie. まあそういうことですので、先ほど私失礼しました。メガネかけてないから全然お酒が見えないです。メガネかけるとトークが見えるんですが、お経場が読めなくて、いつも外して忘れてしまいます。老化してますから、ね、申し訳ありません。大変失礼しました。それですね、この町にとってはですね、先ほども副市長さんもおっしゃったんですけどね、機会になってですね、またぜひいらしていただきたいということで、我々にとっては大変な、嬉しいイベントではないかというふうに思っておりますので、町の人たちも非常にいらしていただいて感謝しております。日蓮宗をよく大事していただいているんですよ、この周りの方々が。で以前いたところが結局カトリック教ではないということで我々を追い出そうとした運動があったんですよね、5、6年前ですが、裁判までもなって我々が我慢してやったんですけれども、ちょっとしたことが違反はならないようにいつもいろんなものを調べても丁寧にやってきまして、それなのにやっぱりカトリックじゃないので嫌だということでね、出ててほしいっていうふうに町からもう別の町に引っ越しなさいっていうような運動があったんですよ。ただ他の方々がいやそうでもない、やっぱりお寺はすごく平和なところですのでぜひ残ってほしいということだったんですが、最後にはやっぱり引っ越すこととなりまして、腰に来たらですね、もう皆様がもう大歓迎をしていただいてですね、よくお寺にも参りしていただいたり、カトリック教なのにですね、お寺を大事にしていただいています。ですのでとっても嬉しいことではないかと思うんです。でなぜこんなここちょっと身延さんみたいなちょっとミラノではなくね、結構田舎の方に離れてるところなんですけど、なぜこんなところに来たのかっていうこと多分不思議で思う方はいらっしゃると思いますが、ちょうど私がその町を出た時に夢を見ましてでですね、でその夢の中には日蓮聖人が出てしまったんです。普段は僕はそういう夢見ないんですよ。ただこの人が来てるんです、出てたんですよ。
で日蓮聖人がこの大きな山があって遠くから建物が見えるような形でもうあれが全部桜の木だっていうような感じだったんですね。だから桜の松だって言うんですよ。ほーっつって思ってそういうところを探しなさいって、そういうところあるんですからね、あの見つかるまで探しなさいっていうふうに言われたんですよ、夢の中では、ね、で次の日にちょうど日曜礼拝だったので、あの男信徒さんにみんなにその夢を見たんですね。まあ住職がちょっと狂っちゃったんじゃないかっていうような感じで、やっぱりおかしいじゃないかっていうような変な捉え方だったんですよね。でまあそういうところがあればとにかく探してくださいっていうふうにみんなにお願いして、あのそれでもあったんですよ。3ヶ月間いろんなところからミラノから1時間少々ずっと回ってて、でここにあの入った時には塔、ちょっと三重の塔っぽくの塔がありますよね。それと不思議な塔だなと、お城のこと知らなかったけども、インターネットでその塔の写真が見たんですよ。だから近くにまで来たのが、じゃあせっかくですから見に行こうかなと思って、でお城も見て、もうもう綺麗なところだなと、すごくいいなと思って、ただここに不動産もないし、どうやって物探すかわからない、で、あの来たんですよ。なんとなくこのいい雰囲気の町ではないかと思って、また来たいと思って来たんですが、信者さんと一緒に来たんですよ。どう思いますかって、なんかちょっとやっぱり雰囲気のいいところですねって、でよく見たら、あの周りがこの山、町の中には今もうなくなったんですが、周りの山にはあの桜の木がたくさんあるんですよ。でチェレゼートは桜で、それでもうびっくりしてもう泣いちゃったんですよね。まあセーフだなと思って、やっぱり来るかなと思いましたが、結局あの、まあ、ここに引っ越すこととなりまして、それからみんなが本当にねこのお寺を大事にしてよく歓迎をしていただいています。で今日はこの私の食事会にもですね、市長さんと副長さんもお見えになって、それからですね、あの観光局の事務所の方もあの写真撮って、やっぱり記念としてはね写真が撮りたいっていうんですよ。だから今日はこの町の歴史的なイベントとしては Oshoni, a loro gliela traduco poi dopo io. Oggi parlo in italiano, in giapponese. No, a parte che abbiamo capito di cosa sta parlando. それからもう一つですね、この上に大きな教会があるんですが、その教会の、カトリックのお坊さんもご挨拶もしたくて、あの上にあります。ですから本当にこの町の一番あのトップの方々ばっかりがご挨拶したくてね、申し訳ありませんが、あのそういう方もお見えになりますので、どうかあの最後まであの楽しく、あの一日今日は一緒にあの楽しく過ごしました。よろしくお願いいたします。本当に、はい、というところ本当にご苦労様でございます。二人のところ本当にありがとうございます。はい、先生も本当にあのこれをオーガナイズしていただいて大変だと思いますが、本当にありがとうございます。蓮光寺にようこそ。イタリアにようこそ。ベネルトイタリア、ベネルトイタリア。グラッセ。グラッセ。グラッセ。はい、まあ、私も実は市長さん、副市長さん、観光局の方がお見えになるというのを、さっき初めて聞いたばかりで、ちょっとあのびっくりやら、嬉しいやらでございます。お食事は何時から、一応12時半です。12時半ですか。何分にここを出ればいいですか。もう5分しかかかりません。じゃあ、少し周りを写真撮ったり OK ですか。そうですね。はい、じゃあ、12時半に向こうに行くようにですから、20分ぐらい。はい。